Buongiorno, parlo per non per me, ma parlo per quei poveri giovani di oggi che non hanno proprio quello che devono fare. E questo lavoro con questi ragazzi non si trova per la mancanza di politica di quelli che ci sono adesso, che pensano solo alla classe loro, mangiare loro e fare sempre tutto quello che gli pare a loro. In Inghilterra, quando un ragazzo non lavora e ha una professione da fare, gli danno un tesserino, con questo tesserino fa dei lavori, paga quello che deve pagare immancabilmente con la tassa che c'è e poi finisce lì. Lo Stato nostro invece non vuole che nessuno paga le tasse, perché le tasse si pagherebbero subito, immediatamente, facendo il lavoro a quelli che lavorano in nero. Allo Stato quanti soldi gli entrano, che non c'è sta più sta gente che lavora in nero che non prende soldi. Questa è l'Italia. Ho pagato tasse per 35 anni. I soldi miei se li sono già mangiati. Sto cercando di creare all'interno del Movimento 5 Stelle un'iniziativa che si chiama Lavoro 5 Stelle. Bisogna creare delle politiche, delle idee e creare del lavoro. Le politiche in qualche modo sono influenzate dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Le idee provengono dalla rete, la rete del Movimento 5 Stelle. Le necessità di lavoro provengono da vari fonti, tra cui il centro per l'impiego, anche se, come sapete, il centro per l'impiego da questo punto di vista non è molto attivo. Il lavoro 5 Stelle non fa altro che raccogliere dalla rete delle idee, elaborarle, capire quelle che sono le idee migliori, trasmettere ai parlamentari eventuali azioni che loro devono fare a livello nazionale e a livello regionale. Una volta selezionati i progetti più interessanti, si avviano delle realtà di co-working dove si può avviare un'azienda, si può fare della formazione per permettere alle persone di avere una professionalità, di poter lavorare e avviare delle aziende produttive. Io vi volevo parlare della giornata di domani, la giornata internazionale della lotta all'AIDS, molto importante. Questo è un tema che ci fa pensare ancora una volta che nessuno deve rimanere indietro. Dobbiamo cercare di impegnarci affinché tutti siano consapevoli dei rischi che si corrono, di tutte le pressioni che ci sono a livello mediatico su questi argomenti, cercare di aprire al massimo la mente e le coscienze per cercare di far avvicinare tutti i nostri amici meno fortunati rispetto a noi. Domani pensiamoci, prendiamoci un po' di tempo per pensare a questa cosa e se riusciamo colleghiamoci con le tante iniziative che ci sono in rete. La lotta all'AIDS aspetta anche noi e nessuno si deve tirare indietro. Ciao! Dobbiamo uscire ancora di più, dobbiamo fare più infopoint, più iniziative, dobbiamo stare ancora di più in mezzo ai cittadini, perché effettivamente noi per primi siamo cittadini. Insomma, tutto quello che ci permetterà di stare insieme ai cittadini dai quali comunque traiamo linfa, traiamo tutte le nostre idee e ai quali comunque dobbiamo rispondere, ecco, tutto quello che ci porterà ad aumentare questa partecipazione è assolutamente da fare. In un paese civile il Movimento 5 Stelle non avrebbe avuto bisogno neanche di nascere. In quanti hanno capito lo spirito vero? Non lo so. Lo spirito vero è quello di mettersi a servizio degli altri cittadini e non di avere il potere sugli altri cittadini. Chi è più forte ha l'opportunità di aiutare chi è più debole e io suggerisco a tutti coloro che parlano a nome del Movimento 5 Stelle di smetterla di dire quello è scemo, quell'altro fa male, quell'altro è cattivo, quell'altro... Basta, non critichiamo gli altri, diciamo quello che vogliamo fare noi, è più importante ed è più costruttivo sicuramente. L'onestà andrà di moda se noi cominciamo a essere prima di tutto onesti. Cristoforo Colombo è piena di mignotti, che ritengo sia una situazione di degrado,
al quale non mi dispiacerebbe si potesse porre rimedio. Ma me posso spogliare pure? Monicelli diceva che la speranza è un'illusione, invece noi come movimentisti, come cittadini del movimento, crediamo fortemente nella speranza del cambiamento, pensiamo che sia possibile modificare questa società, che purtroppo sta andando in direzione privatistica, perché purtroppo la politica, il sistema tende a premiare l'industria privata a danno della proprietà pubblica. Noi ci battiamo molto su questo tema, e deve essere anche la consapevolezza del cittadino quello di cominciare ad occuparsi principalmente della proprietà pubblica, quindi partecipare con le sue istanze, con le sue proposte all'interno del movimento. Non è possibile continuare a chiedere e a delegare ai portavoce come me, sono un portavoce del municipio, diciamo Tiziana Zara, non è possibile continuare a delegare su problematiche di cui noi cittadini non vogliamo più farci carico. Per questo invito tutti quanti i cittadini ad partecipare alle azioni del movimento. E niente, Grillo, siamo sempre con te, ti aiuteremo a mandare avanti questo movimento che un giorno ridarà la sovranità al popolo italiano. Io ce l'ho in particolar modo con i sindacati, di crearne uno nostro, un non sindacato, in cui tutti gli operai, i dipendenti partecipano agli utili dell'azienda, o no? Certo, non abbiamo più nessun diritto. L'articolo 18 che i nostri padri, i nostri nonni hanno difeso, hanno fatto battaglie, e hanno fatto scioperi, questo governo praticamente sta... ha buttato tutto nel secchio. Dai ragazzi, non molliamo. Tutti quanti noi attivisti dobbiamo dare un contributo concreto per il 5 Stelle e dai ragazzi, che non mollare, alla fine darà i suoi frutti. Ciao! Veramente dobbiamo impegnarci per risvegliare la coscienza. Non c'è etica, non c'è morale e i cittadini veramente si devono attivare. La democrazia della delega è finita, non funziona, ma i vostri figli hanno bisogno di un futuro certo. Dobbiamo tutti quanti cercare di risvegliare la mente e la passione verso la comunità. Noi dobbiamo tornare nelle piazze, nei luoghi strategici di Roma, davanti alla città dello sport, ad esempio, che rappresenta l'emblema degli sprechi, e nei punti che attestano che c'è stata mala politica in questa città, ad esempio il centro DMB Ama di Via Salaria, di Rocca Cencia, dobbiamo stare con i cittadini. Ma a questo proposito io vi voglio dire una cosa, io non ce la faccio più con Daniele Froncia, Virginia Raggi, Enrico Stefano, non li reggo più, mi impongono dei ritmi pazzeschi, non gliela faccio più, fanno 2000 atti al giorno, levatemeli, non li reggo più. Questa cosa non c'ha senso, cioè. Quello che a me non torna, ma perché non coinvolgete le persone che vi hanno votato in una maniera più diretta? Andiamo a sotto gli uffici di questa gente con cartelli a fare rumore, a fare casino, così perlomeno se ne parlerà, non fosse altro perché rompiamo i coglioni. Andiamo a raccogliere allora la monnezza e andiamogliela a buttare dentro agli uffici dell'AMA, non fosse altro che per uscire da quei cazzi di uffici dovranno comunque spalare la merda che invece non spalano, per la quale vengono retribuiti. Sappiamo che diversi municipi sulla raccolta, è un esempio solo, sulla raccolta differenziata, chi agisce in una maniera, chi la vede in un'altra, o chi si muove in una certa direzione, sempre con lo stesso fine. Perché non coordinare insieme delle situazioni organizzate su tutti i municipi e territori? Grazie. Io non riesco a capire come mai nel nostro paese ancora manchi un'opinione pubblica. Ma perché nel nostro paese non esiste un'opinione pubblica capace di indignarsi, di combattere in prima persona e di reclamare diritti per la propria persona? Io questo non riesco ancora a capirlo. Quando si formerà un'opinione pubblica attenta che sappia in qualche modo gettare luce su tutto quello che fanno i politici, su quello che fanno le istituzioni, e mostrare
la propria rabbia, il proprio coraggio, la propria indignazione. Io questo ancora non lo capisco. Ho solo da fare un piccolo appello per quanto riguarda la questione europea. Sul forum, che non fa parte del sistema operativo 5 Stelle, c'è comunque sia una proposta che è molto votata, che è la più votata, che è quella della scritta da Fabio Castellucci, che è un ingegnere che vive nel nord Italia, e il quale propone di valutare come proposta economica, di farla propria del Movimento 5 Stelle, quella della MMT, cioè praticamente uno Stato a moneta sovrana ha una capacità di spesa illimitata e deve usare questa capacità di spesa soprattutto per creare posti di lavoro. Il fine ultimo è la realizzazione della piena occupazione. Questa proposta, diciamo che nonostante sia stata la più votata, anche se da utenti non certificati, è anche la più ignorata, quindi si sta creando una sorta di cortocircuito per cui il movimento da una parte è la realtà politica che più porta avanti il concetto di democrazia diretta potenziato tramite la rete, e dall'altra si ritrova che la proposta più votata è anche la più ignorata nel suo ambiente. Ma dato l'ultima espulsione e il sadismo di certi attivisti e votanti nel voler espellere le persone, mi viene da proporre che in realtà le espulsioni dovrebbero essere automatiche, quindi diciamo che dopo terzo, quattro mesi in cui non si rendi conto, automaticamente dovrebbero essere espulsi senza fare votazioni online, che secondo me comunque sono deleterie per gli animi delle persone. Non c'ho niente da dire. Una cosa che sarebbe molto utile al Movimento 5 Stelle è un contatto telefonico facile tra eletto e comune mortale. Già è molto bello che i grillini siano così impegnati a controllare le spese del comune e della regione e combattere gli sprechi, ma c'è una carenza sulle tematiche che interessano lo spirito del votante, quelle cose che riguardano i diritti civili, umani, animali e anche le religioni, visto l'ingordigia della Chiesa Cattolica. Finalmente c'è stata una grande persona a cui dobbiamo dare tutto, a questa persona, e guai se non lo facessimo, che ci ha dato la possibilità di farci sentire, di essere tutti uniti. Siamo usciti fuori, ma vi siete guardati attorno? In che stato è l'Italia? Vogliamo mettercela tutta, tutti noi, basta unirci, basta la nostra grande volontà. Beppe ci ha dato una grande mano e a lui dobbiamo dire sempre grazie, grazie ad averci reso visibili, ora siamo visibili, ora noi possiamo fare tutto, voler cambiare, cambiare, cambiare per sempre. Stiamo navigando in un mare buio e tempestoso, ci dirigiamo diretti verso un iceberg, ma se seguiamo quella lucetta in fondo, quel faro che si chiama Beppe Grillo, insieme ce la facciamo. Viva il Movimento 5 Stelle! La vita è una cosa bellissima, va vissuta, e lo stiamo facendo anche in maniera intensa attraverso il movimento per cercare di cambiare la nostra città e il nostro paese. Lo dico anche da giovane che tante volte è stato tentato dai campanelli di andare all'estero, e invece io dico no, dobbiamo essere qui, combattere chi ha distrutto il nostro paese, la nostra città, e riprenderci i nostri spazi, riprenderci il nostro futuro, perché il futuro è un diritto. Dobbiamo essere arrabbiati e riuscire a cambiare il più possibile le cose. Grazie. Questo momento è uno dei grossi, delle grosse voragini che ci sono nella gestione della cosa pubblica italiana, siano gli appalti a ditte private all'interno della pubblica amministrazione. Cosa intendo? Intendo dire che secondo me ha senso un appalto terzo per una qualche attività che ha una durata breve nel tempo. Non ha assolutamente senso per attività continuative proprie, non ha senso che ci siano degli infermieri, degli ospedali, di cooperative sociosanitarie, non ha senso che ci siano autisti di autobus, di cooperative o di aziende terze, non ha senso che la manutenzione costante dell'informatica, dei computer, dei server all'interno dei ministeri o di prefetture o di scuole sia affidata, dato che è un'attività che c'è sempre e che ci sarà sempre. La stessa cosa vale, che ne so, per le
le mense, per le pulizie, sono delle attività che ci saranno sempre. Se si spende meno all'esterno, cosa che io non credo, ma se si spende meno perché vengono sfruttati i lavoratori, non gli vengono dati tutti i loro diritti. Ma non può matematicamente essere possibile che io, per fare la stessa attività e pagando anche il titolare di una ditta che mi manda un muratore, io risparmio. Gli italiani sono una sorta di bilancia starata. Non so se hai notato, mi riferisco alle donne, quando pesi la pasta, prima di cuocerla, se la tua bilancia è mancante di 50 grammi, ogni peso che tu avrai praticamente sarà minore rispetto al peso vero. Ecco, gli italiani purtroppo hanno una sorta di break mentale, per colpa, appunto, come sappiamo, insomma, dei media pilotati. Sono un giornalista, quindi parlo con cognizione di causa. Gli italiani purtroppo avrebbero la possibilità di cambiare il paese con il proprio voto, ma piuttosto che votare preferiscono lamentarsi, piuttosto che agire con l'unico potere che ha il cittadino, cioè attraverso un voto democratico, preferiscono suicidarsi. Ci vogliono anni, ragazzi, ci vogliono anni, ci vuole costanza, ci vuole tenacia e ci vuole ardimento. Grazie, ciao. Vinciamo noi. Ma devo fare per forza sta cosa? Ciao, noi siamo il gruppo Ambiente, siamo nati con il Circo Massimo, siamo una base di 50 persone, siamo degli attivisti veri, abbiamo tanta voglia di fare, di pulire, di andare nei municipi di Roma, di essere presenti come ci chiede il movimento e attivi e divulgare quello che è nella nostra possibilità, chiaramente. Esatto. Noi vi mandiamo un bacio, se qualcuno di voi vuole dire qualche cosa, ma siamo presenti, se ci chiamate nei municipi e ci date l'autorizzazione, noi verremo a pulire e a sostenere la nostra città sicuramente. Esatto, raga, attivatevi, perché noi un mese fa non ci conoscevamo, un mese abbiamo fatto non solo aggregazione, ma stiamo cercando appunto di movimentarci per Roma, quindi quando avete da segnalarci qualcosa venite, ci incontriamo e noi veniamo in aiuto. O no, raga? Sì! Ma quanto è bello il gruppo Ambiente! E sono qui per invitarvi a partecipare alle nostre riunioni, alle nostre commissioni e, diciamo, a tutti gli incontri che facciamo nel mio municipio. E abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi mettetevi in gioco e partecipate. Grazie a tutti. Allora, per quanto riguarda i 5 portavoce che sono stati delegati a svolgere delle mansioni lavorative da Beppe Grillo, io credo che loro avranno un esubero di lavoro in più rispetto agli altri, per poter portare avanti questo progetto di fare da tramite tra appunto lo staff nazionale e i cittadini e il territorio. Io credo che il Movimento 5 Stelle, al di là di quello che la propaganda di regime dichiara per screditare e per dire, abbia un ruolo fondamentale per una ripresa di una morale etica e sociale in questa società. Quindi, indipendentemente da come la si pensa, il Movimento ha un ruolo fondamentale per riportare al centro della tematica sociale l'interesse per la partecipazione attiva dei cittadini, un interesse anche per portare un contributo affinché una società diventi più umana, più a misura d'uomo, dove il bello e le funzionalità abbiano un ruolo principale. Ma Teresa di Calcutta diceva che noi non siamo nient'altro che una goccia nell'oceano. Ebbene, ma senza questa goccia non ci sarebbe neanche l'oceano. Per cui io vi esorto a ognuno a essere quella goccia, cioè a portare una piccola parte di proprio contributo al miglioramento della società. Come al solito siamo di fronte all'Europa del rigore, ci hanno raccontato che con Juncker sarebbe cambiato qualcosa, non è cambiato un bel niente. Anzi, ci hanno preso in giro promettendoci 300 miliardi di finanziamenti e di manovra per stimolare l'economia e non ci sono. Hanno capito male. Noi come Movimento 5 Stelle non lo accetteremo mai e proporremo una vera Europa della solidarietà e dell'appoggio tra le varie nazioni che la compongono. Vinciamo noi. No. Porta sfiga, vinciamo noi. Se loro in questa Europa non ci faranno sognare, noi non li faremo dormire. Siamo tutti per un Movimento 5 Stelle mondiale,
le nostre parole dell'ordine sono unità e solidarietà tra e per tutti i popoli in crisi, guerra e sottodittatura. Combattiamo per una rivoluzione mondiale pacifica ma senza limiti di tempo, una rivoluzione continua contro la mafia, contro la corruzione e contro ogni tipo di criminalità organizzata. Sono qui per fare campagna acquisti. Il movimento vi aspetta a Largo Loria, il nostro municipio si ritrova lì ogni mercoledì dalle 7 alle 9. Quindi venite e cercateci su Facebook, è il municipio ottavo del Movimento 5 Stelle Romano. Io sono Valentina Vivarelli, il mio collega è Carlo Cafarotti, siamo online, però vi aspettiamo a Largo Loria. Ciao! Cari amici consiglieri delle altre forze politiche, ho due preghiere per voi, per alcuni di voi, per molti di voi. Per favore, per favore, per favore, arrivate in ritardo, fatevi prima i vostri comodi, ma arrivate con un quarto d'ora di ritardo, con mezz'ora di ritardo. Siamo a Roma, facciamo tre quarti d'ora di ritardo, ma io vi prego, non oltre l'ora, un'ora e mezza, due ore e mezza di ritardo. Roma non si merita questo. Noi abbiamo bisogno di lavorare. Secondo punto, e chiudo, analfettiva. Io sono analfettiva, detto da una consigliera. Per favore, un minimo di cura, un minimo di amore per la lingua italiana. Spero che i cittadini vivino meglio. Ripetiamolo. Spero che i cittadini vivino meglio, detto da una consigliera. Basta, vi prego, un po' di amore per l'Italia e per la nostra lingua. Grazie. Ma è una cosa stupida questa, eh?